Buongiorno a tutti, buona domenica 25 febbraio, giornata decisiva, fondamentale per lo scudetto, non solo, un campionato che in maniera quasi clamorosa vede scendere in campo tutte le grandi di domenica come in un remake degli anni 80-90, anche se nessuna gioca in contemporanea alle 14 o alle 15, quando si sentivano le partite alla radio, si giocava alla schedina. 12:30 Juve Frosinone, 15 Cagliari Napoli, 18 Lecce Inter e poi 20:45 Milan Atalanta. Giornata fondamentale perché? Perché se l'Inter riesce a vincere anche a Lecce, cambiando 7 undicesimi per la prima volta senza Sommer e Thuram, con ancora assente Acerbi, il messaggio sarebbe ancora più forte e fragoroso. Però attenzione massima a Lecce di D'Aversa, che si gioca tutto, che in casa sta costruendo la sua salvezza, che ha fatto parecchi punti al Via del Mare, campo che sarà pesante per la pioggia delle ultime ore, che dovrebbe continuare anche durante la gara. E appunto, l'abbiamo detto, la prima in campionato senza Thuram è Sommer, e questo non è poco, nel senso che bisogna adesso che tutti quelli che hanno giocato meno diano ancora di più per non far sentire l'assenza dei titolari e soprattutto per continuare il progetto seconda stella, la ricerca della decima, del 10 su 10 in questo inizio di stagione di 2024, praticamente perfetto, con 9 vittorie e 9 partite tra campionato e coppe, con il tè caldo più famoso di YouTube in arrivo. Mi raccomando, continuate a iscrivervi al canale, prendete il link, lo spammate su tutti i vostri gruppi, aiutate ad avere ancora più voce al nostro canale. Prima assoluta in campionato per Audero con la maglia dell'Inter, che ha giocato a Lisbona. Non certo una partita memorabile, anche se poi si trasformò in una rimonta epica con l'Inter che sfiorò con la traversa di Barella anche il 4-3 dopo essere stata sotto 3-0 e dopo la non buona partita in Coppa Italia contro il Bologna, con quel crollo nei supplementari, l'uscita brutta su Zirkzee in occasione dell'1-1 del Bologna, e poi avrebbe potuto fare qualcosina in più anche su Ndoye, come sottolinea il teccaldo più famoso di YouTube. In arrivo Audero, grande chance anche per dimostrare che anche lui è bravo nella costruzione dal basso. E poi io mi gioco questo signore qua, che adesso deve far sentire la sua qualità e dare un qualcosa in più. Il Nino Maravilla e Amigo, i campioni sono così, che è stato importante, che si sta ritagliando uno spazio diverso rispetto al passato e un coinvolgimento maggiore rispetto a quando postava la sua insofferenza, le sue Lamborghini, i Leoni e quant'altro. Si sta rivelando anche a livello di gruppo molto importante. Oggi a Lecce, in coppia con Lautaro, può essere decisivo anche lui. Deve dare qualcosa in più. Merita minuti e spazio. In questo senso Inzaghi lo va a preferire anche a un Arnautovic che si è sbloccato, si spera definitivamente, contro l'Atletico Madrid, in attesa della sua prima rete in campionato, che darebbe una mano non indifferente. L'obiettivo, l'abbiamo detto, è cercare 4 punti almeno tra Lecce e mercoledì il recupero con l'Atalanta. Turnover massiccio
7 su 11 e il rischio è di perdere un po' le misure, il gioco che contraddistingue l'Inter con l'esempio del Milan a Monza che ha perso la partita, da tenere come lezione per non, diciamo, smarrire la strada verso la vittoria e la seconda stella. Qualcuno mi ha scritto sono pessimista, no, realista, nel senso che comunque dopo una grande, lo vedevamo spesso anche l'anno scorso, dopo una grande sfida di Champions si abbassa un po' il livello di motivazione, di concentrazione, si rischia. Adesso questo turnover massiccio probabilmente a Inzaghi, che ha la situazione sotto controllo, è il modo migliore per rispondere a stanchezze varie, condizioni non al top come quella di Çalhanoğlu, che dovrebbe adesso un ballottaggio con Aslani, ma cominciare dalla panchina deciderà dopo la rifinitura di questa mattina Simone Inzaghi. Ma la sensazione appunto che, visto che tutti quelli che scenderanno in campo hanno dimostrato di essere, quando è capitata loro l'occasione, dei titolari aggiunti, provare a fare anche un cambio così radicale per andare a trovare energie, risorse, soprattutto anche non rischiare nulla, dal momento che per esempio Bastoni è diffidato e mercoledì con l'Atalanta a San Siro quell'asterisco potrebbe diventare pesantissimo in caso di risultato positivo. Testa bassa, pedalare, concentrazione massima come diciamo di solito. Mi stavo dimenticando una cosa fondamentale che ritorna chiaramente. Eccoli qui, occhiali scaramantici, la figurina nuova di Sanchez l'abbiamo messa e poi le nuove figurine del nipotino con Simone Inzaghi, Thuram che mancherà, il nuovo scudetto, Barella che comincerà dalla panchina e poi la nuova figurina di Lautaro, facciamola vedere bene, che cerca la rete numero 100 in Serie A insieme poi a quelle vecchie che conoscete molto bene, quindi ce le portiamo nella live reaction con cui andremo a seguire la partita tutti insieme. Formazione Inter con la prima in campionato, abbiamo detto, di Audero in porta, Sommer influenzato, rimasto a casa, riposo per Pavard e fiducia al giovane Bissek che proprio all'andata contro il Lecce ha fatto anche addirittura gol prendendo anche una traversa. Conferma per De Vrij perché Acerbi non è ancora pronto e ci vorrà un po' più di tempo per riaverlo in mezzo alla difesa. Carlos Augusto Braccetto Mancino per dare spazio e non rischiare i Bastoni diffidato. E a sinistra Di Marco per mancanza anche di alternative. A destra Dumfries torna titolare dopo aver riaperto al rinnovo di contratto e aver dato risposte estremamente positive per quanto riguarda il campo, sia da titolare contro la Salernitana, un gol e un assist, che quando è entrato in Champions League. Poi in mezzo al campo non è al massimo Çalhanoğlu e non si vorrebbe sovraffaticarlo su un campo anche pesante, quindi Aslani, altra chance importante per lui, con al suo fianco Frattesi, di nuovo titolare in campionato, e Mkhitaryan. Io avrei fatto giocare Barella, così in base a come li ho visti contro l'Atletico Madrid mi sembrava un po' più stanco l'armeno, ma chi meglio di Inzaghi. E poi a Mkhitaryan, mi sembra che sia il suo collante perfetto per il gioco, per tutte le trame. Con Lautaro appunto Alexis Sanchez a dimostrare, a cercare di dare il suo contributo a questo progetto che
diventa sempre più consistente. Ha qualche problema anche da Versa, che ha detto che è una gara in cui il Lecce cercherà di dare il tutto per tutto. Ha recuperato Baschirotto dalla febbre, che giocherà al centro della difesa del 4-3-3 di D'Aversa, insieme a Tuba, con, diciamola tutta, Falcone in porta, a destra Gendré, Baschirotto, Tuba e Gallo a prendere il posto di Dorgu, squalificato e assente anche Pongracic. A centrocampo Kaba, Ramadani e Rafià, Holmquist, Kristović e Banda, che sono i pericoli principali. In attacco, attenzione soprattutto alle corsie esterne, forse proprio per questo anche lì Inzaghi è andato sul sicuro con Dumfries da una parte e Di Marco dall'altra, facendo tirare il fiato anche a Darmian. Una serie di ballottaggi da risolvere questa mattina, ma che dovrebbero portare alla formazione che vi abbiamo appena detto, formazione naturalmente di tutto rispetto, però molto sperimentale. Anche Pavard tenuto a riposo per non sovraccaricarlo troppo, ma anche per dare adesso spazio a chi sta giocando meno e che adesso deve fare la differenza in questa partita. Gara proibitiva, ha detto D'Aversa, ma questo Lecce sa dare tutto. Tra l'altro Lecce che al Via del Mare ha fermato il Milan, e dunque è una squadra che bisogna tenere sotto stretta osservazione. Novità in arrivo, parecchie. Settimana scorsa abbiamo anticipato la via del rifinanziamento al 15%, conferme che sono arrivate da Reuters e oggi anche dalla Gazzetta dello Sport. In copertina Inter, stella mia, con Steven Zhang. Il piano del presidente: tenere la società e crescere ancora. Zhang verso il rifinanziamento con Oaktree, pronto ad aprire un nuovo ciclo, e oggi a Lecce farà turnover Inzaghi. Avanti con Oaktree per un nuovo ciclo e torna in Italia ad aprile per tutte, si spera, le partite importanti che ci saranno, con la speranza di andare avanti anche in Champions League. Il presente dell'Inter è la trasferta salentina di oggi, seguita dal recupero di mercoledì a San Siro contro l'Atalanta per togliere l'asterisco alla classifica, altri passetti verso la stella numero 2 in attesa di giocarci di giocarsi la Champions col Ciolo. Scusate, il futuro invece è non solo quello a breve termine. Lo scrive Steven Zhang su carta intestata dalla Cina. Da mesi ormai il presidente ragiona con i suoi dirigenti a Milano su un orizzonte di medio-lungo periodo. Sia i progetti riferiti all'area sportiva che quelli lato corporate guardano almeno a tutta la prossima stagione. La più strategica di questa epoca recente è quella che potrebbe essere la più massacrante, con ben 71 partite se si arrivasse in fondo a tutte le competizioni. Tra giugno e luglio 2025 ad aspettare i nerazzurri c'è il mondiale per club negli Stati Uniti, in ballo circa 50 milioni, oltre che una lucidata al marchio in Mondovisione. Tradotto alla luce dei prossimi target, Zhang intende tenersi a tutti gli effetti l'Inter fino a quel momento almeno, magari oltre, e allontanato ormai quasi definitivamente lo spettro di una cessione obbligata. Si poteva temere, visto che il 20 maggio scadono i termini per la restituzione del maxi prestito ad Oaktree, ma Steven ha evitato quel rischio imboccando con decisione la strada del riscadenzamento dei termini. Tra i corridoi di Via della Liberazione negli ultimi giorni non è passata inosservata la presenza sia di alcuni membri del board del fondo americano che ha erogato il finanziamento nel 2021, sia di altri top manager di Goldman Sachs, uno dei due advisor insieme a Rein, incaricati di cercare nuovi partner per Suning. Prima si sono gustati il gol di Arnautovic all'Atletico
e poi hanno approfittato del viaggio milanese per parlare di conti in ballo, gli oltre 350 milioni, abbiamo detto 385 più, da restituire in base a un prestito che come garanzia aveva proprio il pegno delle azioni del club. Visto che il 1,2 miliardi di valutazione minima ha frenato finora eventuali compratori e quindi ennesima conferma della offerta fake del finlandese, che addirittura parlava di 1,4, farlo con lo stesso istituto darebbe più tranquillità anche nei tempi, perché la struttura giuridica esiste già, va cambiata la data di scadenza più il tasso di interesse, che vedremo se sarà confermato al 15% come abbiamo detto, quindi poco di più rispetto all'attuale 12, con 2 anni di scadenza. L'Octribis non sta comunque nascendo per caso, è figlio anche del lavoro di questi anni per raddrizzare la barca che aveva imbarcato acqua pericolosamente durante il Covid. Adesso naviga in acque più tranquille. Il fondo americano ha apprezzato la nuova capacità di coniugare risultati e sostenibilità, oltre che la riduzione del monte ingaggi, l'aumento del fatturato, più 60 milioni di ricavi nell'ultima stagione e un qualcosa di più adesso dovrebbe arrivare con il nuovo sponsor, che potrebbe essere Star Casino Sport, in base a quanto rivelato ieri dalla stampa. Sembrerebbe molto avanzata la trattativa con il colosso svedese del betting, che metterebbe aggirando tutte le normative attuali, il decreto dignità, questo marchio da intrattenimento che viene utilizzato ormai da tutte le agenzie di scommesse per sponsorizzare determinati prodotti, tra cui anche la Serie B e quant'altro, come abbiamo già visto anche con Leo Vegas che timbra le divise d'allenamento, che andrebbe però poi in conflitto qualora si chiudesse, arrivasse anche il parere positivo dell'Agicom, che permetterebbe di arrivare addirittura a 30 milioni a stagione come i top club, raddoppiando la cifra attuale di Paramount che andrebbe a scadenza e superando in modo netto anche l'offerta di Qatar Airways, che si era detto potesse essere vicina a prendere la sponsorizzazione più importante, ma trattativa che si è poi arenata. L'obiettivo è avvicinarsi ai 30 milioni del Milan con Emirates. Sono ancora in ballo un paio di trattative con un paio di aziende aeree con base in Medio Oriente, non solo Qatar Airways, ma anche Riyadh Air, compagnia di bandiera che volerà solo nel 2025 ed è già sponsor dell'Atletico Madrid. Non bastasse, ha scalato posizione anche Betsson Group, colosso svedese legato alle scommesse, che è tra i marchi di punta Star Casino, come vi ho detto. Se quest'ultima trattativa prevalesse, sulle maglie finirebbe la scritta Star Casino Sport, brand di intrattenimento sportivo, un modo per aggirare il decreto dignità che impedisce le sponsorizzazioni di betting nel calcio, ma servirebbe pur sempre un ultimo ok dell'Agicom. Ciò che conta di più però è pur sempre il campo su cui governa Inzaghi, destinatario di SMS presidenziali così come altri giocatori simbolo. Il concetto della performance sportiva da mantenere su questo livello di eccellenza lo ha ribadito ancora una volta lo stesso Zhang in videoconferenza nell'ultima settimana. Ciclo è una parola italiana che gli piace ormai quanto stabilità e stadio. Si attende al varco il sindaco Sala mentre si va avanti col progetto Rozzano-Assago, e proprio per allargare ancora la bacheca si è data continuità al management, dalla D Marotta al DS Piero Ausilio, tutti hanno allungato fino al 2027. Zhang non li vede vis-à-vis dall'estate, ma adesso pare essersi
deciso a prenotare finalmente il suo viaggio di ritorno, l'idea è essere a Milano ad aprile, dopo la pausa delle nazionali e magari prima di un quarto di Champions che tutti bramano. In ogni caso la seconda stella vorrebbe festeggiarla di persona a San Siro. La prossima estate invece il viaggio potrebbe avere direzione opposta dall'Italia verso la Cina. La proprietà Suning spinge per un summer tour nella Repubblica Popolare, manca solo l'ultimo via libera. La tournée sarebbe tra fine luglio e inizio agosto. E pazienza se a causa dell'europeo qualche big potrebbe mancare. Gli Zhang vogliono comunque un passaggio da Nanchino, un altro modo per ribadire che l'Inter è e resta loro. Quindi la grande conferma della nostra anticipazione di domenica scorsa. Vi voglio andare a prendere adesso invece quanto ha riportato appunto la stampa ieri su questo accordo in arrivo di sponsorizzazione quanto mai importante, perché permetterebbe ulteriore ossigeno, perché permetterebbe un ulteriore aumento di ricavi ed è anche la spiegazione del motivo per cui comunque anche Oaktree dà fiducia e allunga la scadenza del prestito e si fida di un Inter che continua a crescere a livello sia sportivo che finanziario. Un passo avanti o forse un contropiede, scrive sulla stampa ieri Guglielmo Buccheri. Da una parte l'Inter, dall'altra Betsson Group, nel mezzo il desiderio di una stretta di mano milionaria per una sponsorizzazione che andrebbe oltre il decreto dignità o che del decreto dignità occuperebbe le zone d'ombra. Inter e Betsson Group stanno trattando e c'è chi racconta di un matrimonio imminente ora che l'accordo con Paramount è in scadenza, la maglia dei vice campioni d'Europa nerazzurri in cerca dello sponsor principale. Fin qui le strategie aziendali, il resto è uno sfondo dove si intrecciano norme, direttive, interpretazioni e prove di fuga. Dal 2018 governo a guida Conte ha fatto divieto al club di avere come partner commerciali l'industria del gioco e delle scommesse, e il calcio italiano non ha mai smesso di far sentire la propria voce per una perdita economica di 120 milioni a stagione per colpa di qualcosa che altrove non esiste e se esisterà, vedi la Premier League, non sarà prima di 3 anni, perché l'Inter sarebbe sul punto di firmare un contratto triennale con Betsson se il quadro normativo è quello appena descritto. Qualcosa anche in Italia si è mosso e si è mosso il regime di decreto dignità. Allo stadio i cartelloni a bordo campo sono oggetto di pubblicità, di scommesse, maglie come quella del Lecce lasciano uno spazio seppur marginale al tema e l'Inter è legata al gioco nelle sue divise da training o per le telecamere prima delle partite. Qualcosa è accaduto dal 2018 ad oggi, gli sponsor dei giochi hanno imboccato la strada dell'intrattenimento e sotto forma di intrattenimento si può. L'affondo dell'Inter può sparigliare ulteriormente. E se dovesse arrivare la fumata bianca con Betsson, la questione nerazzurra si trasformerebbe nell'assist ideale per gli altri club ancora più se la Agcom non entrasse sulla scena a gamba tesa. Negli ultimi 18 mesi industrie di gioco e di intrattenimento hanno dato vita a numerose sovrapposizioni e l'intrattenimento diventa un modo per comunicare con i clienti smarcandosi dagli annunci pubblicitari sulle scommesse e i bonus fin troppo aggressivi. Il decreto dignità resiste al pressing del calcio, la nuova via interista può segnare un gol da 3 punti anche in Italia, in giro per l'Europa una squadra su 4 è sponsorizzata dal gioco, Betsson è vicina ai vice campioni d'Europa molto, Qatar Airways circa 7 milioni in meno dell'offerta qatariota si è allontanata quando il matrimonio sembrava, era anzi cosa fatta, quindi novità importantissima. Ricordiamo che l'Inter da statuto morattiano in passato aveva sempre vietato la possibilità di rapporti con un certo tipo di mondo, questo sarebbe una via di mezzo che al di là dei giudizi diciamo permetterebbe un upgrade importante dal punto di vista dei conti, anche se non siamo assolutamente favorevoli a un qualcosa del genere. Direi che per oggi ci siamo.
Andiamo a leggere i vostri messaggi, ringraziando tutti voi per il sostegno totale e continuo che fa crescere in modo importante sempre il canale. Per chi dice e si lamenta che il video è troppo lungo, è sempre stato così, sempre sarà così. Se è troppo lungo, guardatene una parte fin dove vi interessa, o se no lo guardate in più parti, ma non è un nostro problema. E comunque in tanti lo vogliono così lungo, soprattutto a chi ha bisogno di compagnia e spesso è fin corto da quanto mi scrivono. La libertà di YouTube è scegliere quello che volete. Alessandro Grimoldi, purtroppo Thuram non c'è, rientrerà tra una quindicina di giorni, adesso dobbiamo sostenere Arnautovic, forza Inter, avanti tutta verso l'obiettivo, ben 10 like. Cassina Joshua, Marco Barzaghi, miglior canale interista in Italia, grazie per gli scoop reali che ci dai, per la tua trasparenza, passione che ci metti, sempre forza Inter, grazie per tutto ciò che fai e grazie a voi per la fiducia che spero di ripagare. Nonna Novella, sono contenta per Dumfries che ha riaperto al rinnovo, non si lascia una squadra come l'Inter, soprattutto per il clima che si respira, sono tutti uniti. Valerio Cozzolini, ci aspettano tutti al varco ma siamo l'Inter. Altri messaggi degli abbonati. Tony, a memoria ricordo un mese di settembre fitto di impegni per la nostra beneamata, le chiacchiere stanno a zero, l'Atalanta scende in campo così come abbiamo fatto noi senza lamentarci, le 7 partite in 3 settimane giocate prima della sosta per le nazionali, per il turnover sono fiducioso. Un saluto a tutti voi da Anthony, da Luca Clerici. Alla faccia, dice, della Marotta League, guardate come è stato fatto il calendario. Giuseppe Capogna, dietro una grande squadra c'è sempre una grande dirigenza, l'Inter più bella e più forte di sempre. Polenton Salentino, un saluto a Marco e a tutti gli iscritti, confermo, tempo pessimo a Lecce, massimo rispetto per la squadra salentina, gli infortuni dovrebbero insegnare che il turnover andava fatto anche prima. Michi è stanco, non è più giovanissimo e forse anch'io ti ho detto che avrei fatto, farei riposare lui e non Barella, comunque nessuno meglio di Inzaghi ha la situazione sotto controllo. Massimo Cattaneo, sempre stato fiducioso sulla gestione perfetta della nostra società, a cui sono grato. Giovanni Guistelli vi saluta. Sergio, si giocherà sotto la pioggia con campo pesante, mettere giocatori esperti e non far troppo turnovers. Facciamo bene i conti, sarà più importante domani che martedì. Contento per Dumfries, Ivo. User, tra le varie assenze quella che mi preoccupa maggiormente è quella di Sommer. Confidiamo in una giornata positiva di Audero. Paolone, la storia Lukaku Thuram mi ricorda tanto un precedente affare, esattamente quello tra Ibrahimovic ed Eto'o. Infatti così come Lukaku, Ibra se ne voleva andare, noi fortunatamente acquistammo Eto'o che ci fece vincere il triplete. Speriamo, Paolone. Paolo Giulio Valdi, in convalescenza ma sempre sul pezzo e sempre più pazzo per l'Inter a Lecce per cercare di continuare questo periodo magico. Salutiamo anche la Paola. Come ti scrissi l'altro giorno, se Denzel dovesse rinnovare, Matteo Musu, avremmo una batteria di esterni niente male. Denzel, Matteo, terei anche Quadrado che secondo me ci darà una grossa mano al rientro dall'infortunio con Buchanan, Federico e Carlos. Ragazzi, tantissima roba. Se Dumfries rinnova mi fa piacere. Maurizio, non sempre costante ma può essere decisivo e speriamo che sia oggi la sua giornata, visto che l'anno scorso proprio lui al 95esimo segnò il gol vittoria a Lecce. Joseph Mega, bisogna cercare di superare anche con le difficoltà che ci sono l'ostacolo Lecce, perché soprattutto in casa è un avversario ostico assolutamente da non sottovalutare. Giuseppe Delfino avverte, troppi cambi potrebbero rompere l'equilibrio di una macchina che funziona a meraviglia. Vito Renda, salutiamo insieme a tutti gli altri. Speriamo di poter urlare gatto prima che sia maggio, Black Rose. Saluto Ciro Sirigno. Claudix, ho sempre sostenuto che il miglior acquisto è stato Marotta. Andrea Bonomi, un saluto.
Claudio Polisena, grazie per i tuoi video, le tue news, sempre puntuale, la tua compagnia, ti seguo sempre da Reggio Calabria, un saluto anche a tutti gli amici della Calabria. Cambiarne troppi, secondo me, si rischia di stravolgere Fabio, tutta la truppa contro il Bologna in Coppa Italia, avevamo fatto lo stesso errore, si potrebbero fare tre cambi per poi gli altri titolari cambiarli durante la partita, evidentemente la stanchezza è alta. Ivan, anche lui conferma il tempo brutto in Salento e previsioni di pioggia per la partita. Raffaele, compleanno e facciamogli gli auguri come regalo. Vorrei un tuo saluto alla prossima live con la speranza di poterti incontrare a San Siro. Saluto, ok, spunta verde per l'incontro. Vediamo di organizzarci quando ci sarai. Salutiamo anche Maurizio Bosco, Fernando dal Canada, Paolo Greco e tutti voi che siete sempre al nostro fianco. Ultima parte di rassegna stampa, anche se abbiamo già letto due articoli molto importanti per il futuro dell'Inter, che continua un lavoro, un progetto veramente fondamentale. Inter stella mia, l'abbiamo detto, è la copertina della Gazzetta. Zhang, mi tengo l'Inter per un nuovo ciclo. Quell'epopea dei Moratti, ora Steven insegue Angelo, nerazzurro più vincente resta Massimo dal 95 al 2015, suo papà ha dominato gli anni 60, Suning oltre Fraizzoli e Pellegrini alla ricerca di un nuovo trofeo, Inzaghi cambia, un'altra Inter a Lecce, Audero al debutto, Aslani Frattesi sprint, Sommer influenzato, prima in A per l'ex Samp, Ciala affaticato in panchina ed è Alexis, ma attenzione anche ad Arnautovic, intanto 1-1 nel derby primavera con gol ancora di Kamate che terrei nel mirino. Bergomi vota Simone, turnover giusto, serve far rifiatare per lo scudetto, non è tutto deciso, le parole dello zio che salutiamo. Corriere dello Sport, attenzione, mette in copertina Inzaghi. Tutti in gioco, tutti a rischio, da Max Allegri a Thiago Motta, futuro in 90 giorni. La Serie A si prepara a un'estate di rivoluzione e ci buttano dentro anche Inzaghi, perché piace molto, anche se non parlano di nessun tipo di squadra. Si sta preparando un'estate di stravolgimento, rientrerà nel giro Conte, Simone Inzaghi resta, ma piace a tanti anche all'estero, allora perché me lo metti in copertina in questa maniera? Andiamo avanti, interissima, la decima è una stella, Simone ha sempre vinto nel 2024, 9 su 9 al Via del Mare per la decima che avvicinerebbe il 20° scudetto, superati tutti gli ostacoli, il calendario, la Champions e la famosa crisi di gennaio, l'obiettivo è dedicare adesso tutte le energie alla Champions, D'Aversa per noi come una gara da dentro fuori, main sponsor, trattativa da 30 milioni, poi da Audero a Frattesi a Lecce con 7 cambi, mentre Romero ferma con una doppietta l'Atletico Madrid, e qui capite anche la stanchezza della Champions a cosa porta. Ci vediamo stasera per le